Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di beauty, parliamo di skincare, ma soprattutto di prodotti cosmetici, di tutti quei prodotti che si definiscono cruelty free, ma che in realtà non è proprio così. È molto confusionario come termine. Prima di iniziare, però, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento e a seguirmi anche su Instagram, così ci teniamo più in aggiornamento, diciamo così. Sicuramente vi sarà capitato di trovare in commercio sugli scaffali prodotti che presentano questo simbolo qua, il simbolo appunto del cruelty free. Ciò indica che quel prodotto specifico non è testato sugli animali, ma dobbiamo capire che se il simbolo di questo coniglietto, il simbolo del cruelty free, è presente solo su alcuni prodotti, non significa che solo quel brand e solo quei prodotti non testino sugli animali. In realtà, dal 2004 in Europa è vietata la sperimentazione animale sul prodotto finito, quindi sul prodotto così com'è, già confezionato, prodotto fatto e finito. Dal 2009 invece la sperimentazione animale in Europa è vietata non soltanto sul prodotto finito, ma anche su ogni singolo ingrediente presente nel prodotto. E da marzo 2013 è vietata anche la commercializzazione sul suolo europeo di prodotti cosmetici testati sugli animali, sia per quanto riguarda gli ingredienti, sia per quanto riguarda il prodotto finito, già fatto e confezionato, che però è stato testato in altre parti del mondo che non rientrano appunto nel suolo europeo. Questo significa quindi che il 100% dei prodotti cosmetici che noi acquistiamo in Europa, che possiamo trovare nei negozi presenti sul suolo europeo e anche in siti internet europei, sono non testati sugli animali. Semplicemente perché è vietato, non possono farlo. Il simbolo del coniglietto che possiamo trovare su alcuni prodotti cosmetici è una certificazione che viene rilasciata da un ente. Un ente che l'azienda chiama, paga, proprio per avere questa certificazione e che vada a controllare che tutti i prodotti cosmetici prodotti appunto da questo brand, da questa azienda, rispettino le normative europee e quindi rispettino il fatto di non essere testati sugli animali. Questa certificazione, questo coniglietto, però, ad oggi è una certificazione molto confusionaria perché fa pensare che soltanto quei prodotti che la possiedono siano cruelty free. Ma in realtà non è così, perché tutti i prodotti che troviamo in suolo europeo sono assolutamente non testati sugli animali, perché sono obbligati ad essere non testati sugli animali, sono obbligati ad essere cruelty free. Bene, io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia stato un po' di chiarimento per quanto riguarda questo concetto molto importante. Vi mando un bacio enorme e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!